Cari amici del Volto del Ring, benvenuti nel video dei pronostici di WWE WrestleMania Backlash 2022. E dunque partiamo subito col primo match della serata, I Quit Match, valevole per il titolo femminile di SmackDown. E dunque da una parte abbiamo la campionessa in carica Charlotte Flair, dall'altra la sfidante Ronda. Si tratta di una grande rivincita di WrestleMania e l'esito purtroppo mi pare fortemente scontato, anche perché Ronda non ce la vedo a pronunciare I quit, mi sembra alquanto improbabile come cosa. Invece per Charlotte diciamo che è più probabile, quindi ragazzi, Ronda vince e diventa la nuova campionessa femminile di SmackDown. Serve una boccata d'aria fresca, Charlotte è campionessa da ormai tanto, troppo tempo, da SummerSlam 2021, quindi ragazzi, è tempo di cambiamenti. Adesso passiamo ad un'altra grande rivincita di WrestleMania, Seth Rollins contro Cody Rhodes. Che dire, qua ragazzi, sembrerebbe facile pronosticare una vittoria di Seth che potrebbe pareggiare i conti e magari poi si potrebbe fare un terzo e ultimo incontro nel prossimo pay-per-view. Però secondo me no, secondo me può bastare così, quindi per me vince Cody e si chiude quella rivalità. Anche perché ragazzi, sinceramente, questa rivincita non mi dà molto appeal, perché comunque è passato più di un mese da WrestleMania, quindi vedere tutte le settimane a Raw Cody e Seth che battibeccano al microfono, sinceramente, mi ha un pochino rotto le palle. Quindi vedere Seth che vince, poi vedere loro due ancora per un altro mese, fino a Elin SL, che stanno a parlare, anche se sarebbe affascinante vedere un terzo round, magari proprio dentro la cella infernale, però ragazzi, un altro mese così con Cody e Seth che stanno a parlare, basta, non lo reggo assolutamente. Quindi per me dovrebbe vincere, penso che vincerà Cody Rhodes, che tra l'altro da quando è tornato in WWE ha uno status troppo elevato, quindi non so se sarebbe il caso di farlo perdere, magari in modo sporco, non lo so, no. Per me Cody deve assolutamente vincere. Che dire, passiamo al prossimo incontro. Altra grande rivincita di WrestleMania, tutte rivincite ragazzi, AJ Styles contro Edge. A sto giro ragazzi deve vincere assolutamente AJ Styles, assolutamente. E secondo me questa vittoria potrebbe arrivare con l'intromissione decisiva di Finn Balor, che se avete notato nello scorso episodio di Raw ha aiutato AJ per stabilire una parità numerica quando AJ era in difficoltà, quando stava subendo un pestaggio per opera di Edge e Damian Priest. Quindi se Priest ha aiutato Edge a battere Jay Styles a WrestleMania, beh, che dire, a WrestleMania Backlash sarebbe interessante vedere Jay Styles che batte Edge grazie a Finn Balor. Sarebbe interessante, poi sarebbe ancora più interessante vedere un grande scontro fra queste due fazioni, magari in SL, nella cella infernale. Vi immaginate, Balor e Styles contro Edge e Priest, una figata pazzesca, ma anche se non fosse nella cella infernale, però ragazzi, Styles e Balor assieme, tanta roba. Se poi li mettiamo in un match contro AJ Priest, ragazzi, chiudete tutto, sarebbe veramente un match pazzesco. Comunque AJ Styles, ribadisco, vince. Passiamo al prossimo incontro, per il quale non ho veramente alcuna appeal, non ho neanche hype. Madcap Moss contro Epic Corbin, questo match probabilmente dovrebbe regolare i conti fra i due una volta per tutte. Sinceramente non me ne importa se dovesse vincere Moss o Corbin, non me ne frega perché questa rivalità veramente ha stufato, noiosa, che più noiosa di così non si può. Che dire, mi pare evidente che dopo la vittoria della Battle Royale dedicata a Andre the Giant da parte di Moss, mi pare scontato che la WWE stia puntando su di lui e che stia cercando di pusharlo, quindi farlo perdere contro Corbin, non lo so. La vedo difficile, però tutto può succedere. Sinceramente tutto può succedere, però se devo dire un vincitore direi Madcap Moss, assolutamente. Poi passiamo ad un'altra grande rivincita di WrestleMania, Bobby Lashley contro Omos. Stavolta Omos è affiancato da MVP. Che dire, mi sembra ovvio che qua bisogna ristabilire un attimino la situazione, bisogna pareggiare i conti, quindi Omos deve assolutamente riscattarsi dopo il tonfo di WrestleMania, e quindi Omos, magari grazie anche all'aiuto di MVP, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'esito del match, Omos dovrebbe battere Bobby Lashley, quindi pareggiare i conti, e poi senz'altro questa rivalità andrà avanti per un terzo incontro, perché insomma, possono raccontarci ancora qualcosina Lashley ed Omos. Far perdere ancora Omos significherebbe che Omos è stato bruciato definitivamente, perché se perde ancora, ragazzi, non avrebbe più credibilità. Quindi il fatto che gli hanno affiancato in VP serve per costruire un percorso che magari porterà Omos
ad essere lanciato magari anche per qualche titolo, comunque per altre rivalità di successo. Quindi prevedo una vittoria assolutamente di Omos. Adesso passiamo al main event, ragazzi. Six Man Tag Team Match, RK-Bro, i campioni di coppia in carica di Raw, assieme a Drew McIntyre, contro gli Usos, i campioni di coppia in carica di SmackDown, ed il campione universale è WWE Roman Reigns. Six Man Tag Team Match, non c'è niente in palio, ragazzi, che dire. Normalmente la WWE un match così ci avrebbe proposto nelle puntate settimanali. Invece no, ci hanno proposto in pay-per-view, il titolo mondiale non viene messo in palio, l'unificazione di titoli di coppia è andata all'aria dopo un mese di costruzione per questa rivalità. Ragazzi, non so cosa aspettarmi. L'unica cosa che c'è da dire è che c'è stata tanta confusione, secondo me, a livello creativo per questa rivalità, perché altro non mi riesco a spiegare. Sarebbe stato più interessante vedere il classico 2 contro 2, RK-Bro contro Usos, l'unificazione di titoli e stop. Invece no, hanno preferito fare questa cosa qua, sicuramente perché hanno visto che comunque gli ascolti nelle puntate sono scesi, perché ragazzi sono scesi, guardate le notizie, Raw e SmackDown non stanno pianando molto di ascolti, proprio perché sicuramente non c'è mai Roman, non c'è mai, non combatte, una settimana c'è, 2 settimane non c'è. Quindi dovevano a tutti i costi mettere Roman in mezzo, però non riuscivano a costruire in tempo qualcosa per fargli difendere i titoli massimi, e dunque ne è uscito fuori questa brodaglia, secondo me, perché questo è un grande minestrone, comunque un minestrone che non ci porterà a nulla di particolarmente significativo, se non che al termine di questo incontro potrebbe uscirne fuori il nuovo rivale di Roman, in questo caso Drew McIntyre. Quindi per far sì che ciò possa avvenire, l'unica cosa sarebbe che o opzione 1, la Bloodline vince in modo sporco, appunto Roman schiena McIntyre in modo veramente sporchissimo, e quindi c'è un pretesto per una rivalità per il NSL, per i titoli massimi in palio, oppure opzione 2, vincono i buoni, gli RK-Bro e Drew McIntyre, con Drew McIntyre che schiena Roman, e quindi Drew McIntyre ottiene una title shot per i titoli massimi per l'ultimo pay-per-view. Questi due sono gli scenari possibili. Secondo me vinceranno i buoni, quindi RK-Bro e Drew McIntyre sarebbe più credibile, e quindi poi Drew McIntyre contro Roman Reigns, assolutamente. Per il resto, ragazzi, non ho molto appeal né per questo main event né per la card in generale. Tante rivalità ormai trite e ritrite che vanno avanti da mesi, vabbè, da un paio di mesi o anche di più. Quindi insomma, l'unica cosa che mi auguro da questo pay-per-view è che possa comunque regalarci il spettacolo, che i match comunque siano di ottimo godimento. Specialmente mi aspetto qualcosina, oltre che dal main event, questo è scontato, mi aspetto qualcosina soprattutto da AJ Styles contro Edge, perché il match di WrestleMania sì, era buono, però non mi ha convinto tantissimo. Mi aspetto in questa rivincita che ci sia davvero qualcosa che renda davvero la contesa ancora più entusiasmante, e quindi appunto l'intromissione di Balor potrebbe infiammare ancora di più tutto quanto e creare un pretesto appunto per 2 contro 2 in futuro. Per il resto, gli altri match, insomma, mi aspetto comunque delle buone contese, dai. Spero che il pay-per-view sia godibile. Che dire, per vederlo aspetteremo a domani, a domenica, e poi lunedì ci vediamo con la recensione. Speriamo una recensione positiva. Spero di doverlo recensire in modo positivo, perché ragazzi, al momento non ho grandi aspettative. Però vabbè, chissà. Come ben sappiamo, in WWE tutto può succedere. Che dire, il video termina qua. Grazie mille a tutti quanti per aver partecipato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete quali sono i vostri pareri. E vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo imperdibile video, che sarà appunto lunedì, fine mattinata, ora di pranzo o al massimo primo pomeriggio, con la recensione di WrestleMania Backlash. Grazie ancora a tutti. Ciao!